Sempre con uno. Che siamo sposati, e resteremo sposati con la nostra longevità, con cui andremo su quel grande rapporto, anche perché non è solo importante per noi, ma è per l'esempio che noi abbiamo ai nostri figli. Quindi questa famiglia, questo sindaco, è importante per quello che produrrà nella nostra cultura, ma è altrettanto importante per quello che saremo visibili fuori, nel senso che qual è l'immagine che noi trasferiamo nei comuni vicini, nei comuni vicini, dove sentiamo questo, molte cose che magari non ci piacciono e che lasciano un brutto segno a tutta la comunità. Noi col suo impegno, con la vostra collaborazione, con la collaborazione del dipendente comunale, con la collaborazione di tutti i cittadini, siamo sicuri che dobbiamo riuscire a riportare questa chiusura un pochino più in alto, a mettere un po' più in visibilità rispetto ai comuni vicini. Questo credo che sia l'impegno che dobbiamo fare. Grazie e buona notte. Io mi metto la cravatta così poi faccio qualche foto nella stanza e gentilmente mi ha... No, gentilmente... Va bene. Passiamo un paio più da non so. La consigliera Anastasia Mazzu, 139 preferenze. Scusa sindaco, vorrei che si presentassero loro. Presentatevi qua. Magari che cosa fate nella riga, sì, io sono Bella, sono Anastasia Mazzurco e ho deciso di appoggiare questa lista civica di Terra Iutica e appoggiare quindi il nuovo sindaco di Castel Iutica. Ho 28 anni, sono laureata in lingue e ho il mio lavoro. Grazie. Sono Carolina Antonella, ho 40 anni, sposata, tre figlie, e da 20 anni mi occupo, gestisco una palestra all'interno di questa Iutica, quindi conosco gran parte delle persone. Non ho mai fatto politica, questa è la mia prima volta e se ho deciso appunto di iniziare questo percorso l'ho fatto perché è un giro strano. Ha dimostrato ampiamente di essere un meritato sindaco perché si è sempre occupato in questi 5 anni di Castel Iutica e sono sicura che riuscirà a farlo nel migliore dei modi. Noi abbiamo formato questo gruppo solo e semplicemente per portare avanti la voce dei cittadini e per fare il meglio che possiamo fare per dare una voce in più a Castel Iutica. Grazie. Ora, ma che tanto giovane almeno giovane. Allora, consigliere di Dio. E di giovane. Al momento sì. Proprio di Dio, ho 39 anni. Io come? Mario. Sono solo io. Di maggioranza. E niente, sono 5 anni che affronto questa avventura con il sindaco strano. Ho il piacere di conoscere le altre consigliere nel percorso. E cosa fate? Faccio una cosa importante. Allora, io sono Di Paolo Matteo, ho 48 anni, sono sposato, di professione faccio il meccanico. Come seconda professione ho sempre... Ma qua casi con un po' di auto, un po' di tutto. Come seconda professione ho avuto sempre l'estate dal sindaco, di questo sindaco mi ha ricordato. E ai suoi gruppi, diciamo, quando c'è da fare qualche cosa, qualche carne male, qualche manifestazione che è andata e quindi ho deciso di candidarmi su proposta di mio amico, di Gerostrano. Quanti voti ha preso?
Io ne ho preso 230. Il primo degli eletti. Tante persone che secondo me sono da cercare, perché nella vita ho sempre fatto le scale per la vita buona, però un po' a tutti. Volontariato, ho sempre fatto un po' sempre di passione e adesso spero di poterlo fare, criticare le cose che faccio oggi. Bravo. Io sono Orazio Aragonese, un ex postale in pensione, il nonnino della squadra di questo sindaco. Tutti mi vogliono bene proprio per la differenza di età, credo anche un po' per il mio carattere. Sono fiero di far parte di questa squadra e in questa occasione voglio ringraziare il sindaco uscente che tanti anni fa, quando ripartì il calcio a Castelchiudico, lui era stato per la prima volta eletto. E andai da lui a dirle: Pippo, che facciamo? Facciamo ripartire il calcio a Castelchiudico? Mi disse: se ci sei tu, e dopo, questo è un grazie che ti dovevo, perché poi da allora sono convintissimo che il nostro sindaco, il sindaco nuovo, Grasso, per favore, pochi complimenti perché ti sta commosso, si è spero che i prossimi grazie saranno tutti per il nostro nuovo sindaco e anche per Giuseppe Arena, che prossimamente, molto probabilmente, Giuseppe Arena, l'avvocato, il coordinatore di... che probabilmente prenderà un incarico un po' più consistente tra un anno, stiamo temporeggiando. Simone Orlando e il mio terzo assessore, lo nominerò... Non sono qui, vero? No, che si chiama Nino Miano, è un giovane di 23 anni, lo sto nominando assessore. E farà l'assessore per la prima volta alla gioventù. Si interfaccerà con le associazioni giovanili che nascerà. Assessore, quindi sono quattro o tre? Agli anni hai nominati tutti? No, il terzo devo nominare. Ah, il terzo. Dopodiché io già dalle ore 15 sarò al lavoro nella mia stanza incontrando persone, impiegati, associazioni. Inizio a lavorare, la festa deve essere finita, ora inizio a lavorare. Ora la festa la fanno. No, assolutamente.